A me la squadra è piaciuta perché secondo tempo abbiamo spinto, significa che stiamo lavorando anche sotto l'aspetto fisico, sapendo che siamo partiti in un certo modo, e oggi la squadra ha lavorato fino al centesimo. Sono molto contento e soddisfatto perché è venuto un punto importante contro una squadra importante. Noi non dobbiamo perdere l'obiettivo principale che ha questa squadra. Vedo che c'è facce scure, vedo che c'è pessimismo. Io sono felicissimo, io sono contento perché ancora una volta la squadra si è espressa in un certo modo, ha corso, ha lottato, ha attaccato. Se è difesa importante contro un attacco, l'attacco più forte del girone, noi dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, i punti verranno, perché credo che questa squadra si fa rispettare perché ha una sua compattezza. Qualche tuo collega mi ha chiesto la formazione, perché ho riconfermato. Io credo che la meritocrazia, si parla tutto in Italia di meritocrazia, la formazione si nasce dalle prestazioni. Io credo che la squadra che si è espressa a Castrovilla ha vinto 3-0, il 3-1 è venuto al 95esimo. Credo che i ragazzi si sono meritati il posto con i fatti, senza chiacchiere. Qua posti fissi non ce ne sono, solo nello Stato c'è il posto fisso. Da noi si lavora, chi merita gioca, senza avere pregiudizi, figli e figliastri. Qua siamo tutti, perché si innesca un meccanismo pericoloso, perché chi entra sa che la prossima domenica non gioca, e allora anche sotto l'aspetto psicologico è una motivazione in meno. Invece chi sa chi scende in campo, si guadagna la riconferma, è una motivazione importante per le prestazioni importanti. Un buon punto in un campo difficile come il Vincenzo Presti di Genova. Noi siamo soddisfatti di aver ottenuto alla fine della gara questo punto in un campo difficile, con una squadra forte, una squadra organizzata bene, che gioca un buon calcio. E sapevamo più o meno, in base alle immagini che abbiamo visto alla gara della partita di Castrovillari, che era una squadra che aveva raggiunto una certa autostima con la vittoria conseguita fuori casa. Sapevamo che magari oggi potevano puntare al sorpasso, però ritengo che nel primo tempo ci siamo difesi abbastanza bene, non abbiamo subito quasi niente e potevamo sfruttare meglio delle ripartenze, perché ripeto, questa è una squadra che attacca con più uomini e quindi ti concede dello spazio in avanti. Potevamo sfruttare meglio le ripartenze, non ci siamo riusciti, o per bravura della squadra avversaria o anche alcune volte per negligenza nostra, per qualche disimpegno. E gli esterni sono stati un po' provati sotto il profilo fisico, perché dovevano rincorrere ed evitare la superiorità numerica sull'esterno. Però ripeto, alla fine, anche con un po' di mestiere, a 10 minuti dalla fine, però siamo riusciti a prendere un punto importante.